Buonasera a tutti, sta per cominciare l'incontro tecnico che quest'anno dobbiamo fare per forza online sui seminativi biologici e sul resoconto della stagione SISAR per quanto riguarda i seminativi biologici. Dicevo SISAR, quindi nell'ambito del programma SISAR di lotta guidata in agricoltura biologica. Programma dell'ERSA, l'ente regionale di sviluppo agricolo del Friuli Venezia Giulia, viene svolto questo programma di lotta guidata nei seminativi biologici, integrata anche da attività di monitoraggio non solo delle principali avversità, ma anche di monitoraggio delle rotazioni e degli andamenti delle principali colture presenti nei seminativi biologici. Questa sera saremo io e Michael a raccontarvi come è andata l'annata per i seminativi e quindi avremo una prima parte dove ci sarà Michael a presentare, a fare un resoconto sulle principali colture, sulle principali avversità che abbiamo riscontrato durante quest'annata, e poi vi parlerò io riguardo principalmente delle infestanti, vi dirò qualcosa sulle infestanti. Qualche comunicazione di servizio prima di cominciare con la presentazione. Per chi è interessato ai crediti, siano essi di agronomi o periti agrari, vi diremo poi come manifestare la vostra presenza. Infatti non basta essere iscritti, ma dopo la presentazione vi prego di scrivere nella chat il vostro nome e cognome e i crediti ai quali siete interessati. Bene, adesso darei inizio alla presentazione, quindi chiederei a Michael di cominciare ancora un attimo che provo ad aggiungere sia la presentazione sia Michael. Ecco, adesso Michael ci dovrebbe essere la tua presentazione e quindi puoi iniziare. Per quanto riguarda invece un'ultima cosa, le domande, che spero saranno numerose, sono sempre, siccome non abbiamo la possibilità di comunicare via voce, vi prego di scrivere le vostre domande nella chat del webinar. E man mano che arriveranno, poi cercheremo di rispondere al meglio. Bene. Buon inizio, Michael, buon lavoro. Grazie. Bene, buonasera a tutti e bentrovati. Qui adesso presenterò un po' una parte relativa al monitoraggio che abbiamo fatto io e Stefano delle principali colture dai campi degli agricoltori. Partirei con questa carrellata dall'autunno, diciamo, e poi veniamo avanti un pochettino fino alle colture primaverili e estive, in modo da avere una panoramica completa un po' su tutto. Allora, parto con questa immagine abbastanza significativa, emblematica di quello che è stato l'autunno 2019, dove praticamente abbiamo avuto un novembre monsonico. Dicembre poco ci è mancato e poi con l'anno nuovo è un po' cambiata la situazione. Qui vedete cereale autunno vernino, questo è un frumento, e vedete quello che si è visto l'anno scorso. Situazioni dove comunque ci sono state delle dinamiche di ristagno idrico e la coltura è rimasta, se non sommersa, comunque abbastanza umida per diverso tempo. Cosa è successo in queste situazioni? Sono successe cose come quelle che vedete qui. Qui vedete un po' quello che si è visto. In sostanza, in situazioni di terreno, diciamo, con cattive caratteristiche strutturali, poca sostanza organica, probabilmente anche una tessitura limoso o limoso-argillosa, si sono verificati fenomeni di questo tipo, dove praticamente il terreno saturo d'acqua si è compattato e crostificato.
E in queste condizioni la pianta è andata in stress perché gli scambi gassosi sono risultati compromessi e il terreno è rimasto saturo. Quindi vedete un po' quegli arrossamenti fogliari, ingiallimenti, disseccamenti e anche l'investimento che è andato un pochettino perdendosi, quindi poche piante al metro quadro. Vedete qui, diciamo, quando il terreno si è asciugato, immagine in basso a destra, proprio si è verificata in certi casi la formazione di crosta. Qui vedete un pochettino più esteso quello che vi ho spiegato, in un terreno dove c'è un'intrusione centrale di una matrice costituita da particelle più fini che ha manifestato quel problema lì. E qui vi faccio vedere quella che è la differenza nelle piante di frumento prese dalla zona che manifesta la problematica e fuori da quella zona lì. Vedete come la taglia della pianta si addoppia e anche il diametro del fusto delle radici sia doppio. Quindi vedete come poi probabilmente ci sarà spazio più avanti per approfondire un po' questa tematica, io l'accenno soltanto. Se il terreno non è in buone condizioni strutturali, non ha una buona dotazione di sostanza organica, aspetto che poi va a determinare anche quella che è la struttura e la porosità, in generale le nostre colture scricchiolano. E scricchiolano soprattutto quando il meteo si mette di traverso, cioè quando usciamo dalle condizioni ottimali. Un terreno invece con una buona struttura e con una discreta dotazione di sostanza organica si comporta come quello che vedete lì a destra, dove comunque c'è una buona porosità e comunque c'è una capacità di infiltrazione dell'acqua in profondità e quindi la coltura soffre molto meno anche eventi meteo estremi come quelli che caratterizzano le ultime stagioni. Ok, diciamo, facciamo adesso un paio di foto così per vedere un po' quella che è stata anche la situazione, diciamo, di eventuali patogeni che hanno interessato la coltura. Diciamo che da quel punto di vista lì non è stata un'annata particolarmente critica. Probabilmente l'andamento climatico che ha caratterizzato i mesi di marzo, aprile e anche maggio, con giornate soleggiate caratterizzate anche da un'elevata ventosità, aspetto che per molte zone del Friuli è abbastanza insolito, ha contribuito a mantenere una buona sanità dell'apparato fogliare, in particolare della foglia bandiera, che è l'ultima foglia praticamente, e della spiga. Qui vedete qualche spiga interessata da fusarium, quelle più con colorazione più chiara, biancastra, e poi ci sono state alcune manifestazioni di carie. Un altro aspetto che abbiamo rilevato durante le visite di monitoraggio è stato questo. Queste sono delle semine di orzo, una coltura di orzo seminata tardi. Questo qui è stato seminato in febbraio, è un orzo primaverile, per questo anche un'epoca di semina così tardiva. Vedete come praticamente la pianta non si è sviluppata. Vedete delle foglie brachizzate, specialmente quelle in corrispondenza degli ultimi nodi. E non la vedete neanche, questa è la foglia bandiera. Spero che riusciate a vedere il mouse, ma è una foglia che praticamente non si è estesa. È chiaro che, guardate anche l'apparato radicale, praticamente non si vede. In condizioni di questo tipo la coltura fa fatica. Vedete la spiga che piccolina che è e quindi anche le rese che ci possiamo attendere da una situazione di questo tipo sono basse. In generale, comunque, volendo offrire anche un po' una panoramica della stagione, a parte questa situazione specifica, non abbiamo visto rese così infelici negli autunno-vernili. Abbiamo avuto rese che si sono attestate, diciamo, intorno ai 30 quintali, un po' meglio dell'anno scorso. Un po' meglio anche perché abbiamo avuto una situazione fitosanitaria delle piante migliore rispetto all'anno scorso. L'anno scorso le perdite probabilmente erano dovute anche a una sanità non buona delle piante. In generale, rimarchiamo, come abbiamo ricordato più volte nei bollettini che periodicamente mettiamo, insomma, come nel caso in cui le aziende dispongano di liquame o di digestato, le rese sono di diverso tenore. Qui vedete una coltura dove è stato distribuito del liquame, la stessa coltura, diciamo, a maturazione. Vedete come l'investimento si presenta buono, le spighe si presentano belle, belle piene. Qui abbiamo toccato anche i 50-60 quintali in alcune aziende, parlando di frumento. Ok, terminata un po' questa carrellata sugli autunno-vernini, passerei al pisello proteico, un'altra coltura che le aziende in regione seminano abbastanza volentieri, insomma, perché normalmente è una coltura che si semina e poi non è che abbia grosse problematiche e ci dà anche rese discrete, insomma.
Normalmente in regione si semina a fine inverno, mese di febbraio, quest'anno è stato fatto così, metà febbraio, fine febbraio le semine. Se ricordate, noi abbiamo avuto i primi giorni di marzo precipitazioni molto intense, 100-120 mm in alcune località in 2-3 giorni. E qui ancora una volta i terreni sono stati messi un po' alla prova, nel senso che vedete quello che è successo. Questi sono terreni abbastanza leggeri, quindi il fenomeno è relativo, però compattamento, saturazione della porosità e formazione poi anche di crosta. Comunque diciamo questa dinamica che ho spiegato è stata superata anche bene dalla coltura in emergenza e in generale sono avute delle emergenze buone. Giusto una parola, ve l'ho messa lì, questa foto qui a sinistra, quella allungata, fa vedere proprio quando la plantula è in germinazione, quanto è l'estensione della porzione radicale rispetto a quella che è quella dell'epicotile, quindi della piumetta, della parte epigea. Ok, avanzando un po' nei successivi monitoraggi fatti in stagione, qui praticamente siamo a maggio, vedete una coltura sì, che promette bene. Piante con una taglia adeguata, un investimento buono, a destra vedete un po' la porzione aerea e anche l'apparato radicale, piante belle. Anche l'apparato radicale, diciamo il fitone ben approfondito, e le laterali ben estese, ben allargate, quindi una coltura che sembrerebbe nella norma. Ma arrivano le prime precipitazioni, qua siamo fine maggio-giugno, e cominciamo a vedere situazioni di questo tipo. Questa non è stata l'ordinarietà e questo è un caso che abbiamo visto in un'azienda e che ci teniamo a presentarvi. Vedete come la coltura, bella verde nello sfondo, in primo piano è andata un pochettino diventando rada praticamente, perdendosi. E questo andamento si individuava all'interno dell'appezzamento, un paio di ettari complessivi, in 3-4 macchie circolari. Le piante ingiallivano, si avvizzivano, si perdevano, qualcuna rimaneva, una situazione di questo tipo. E nel perimetro della macchia si notava un allargamento verso la zona non interessata. Abbiamo fatto insieme con Stefano i prelievi del materiale, l'abbiamo mandato ad analizzare presso i laboratori di ERSA. È emerso praticamente una fusariosi. Il fusarium è un fungo patogeno persistente del terreno che probabilmente sta lì da un bel po' e che quest'anno causa anche le condizioni climatiche, probabilmente una lavorazione non ottimale, una rotazione troppo stretta, il terreno non è perfettamente piano, quindi ha delle zone dove l'acqua tende leggermente a permanere a stagnare, ha favorito questa manifestazione, insomma. È stata limitata a queste chiazze che comunque interessavano parecchi metri quadri e diciamo si è fermata un po' lì. Ecco, vi voglio far vedere a riguardo quella che è la situazione di una pianta sana sulla mano che vedete a destra e le piante malate a sinistra. Vedete come il fusarium colpisce la porzione radicale, attacca radice e colletto. Il colletto ha una consistenza marcescente, diciamo floscia, semiliquida, una cosa di questo tipo, rapportato a quello sano che è sulla destra. Sopra voi vedete degli ingiallimenti con le piante che collassano, ma collassano perché la porzione radicale non è più in grado di supportare la parte aerea. Vengo a un'altra casistica più frequente, il danno sembrerebbe simile, in realtà vicino delle porzioni più scure, quasi necrotiche, marroncine. Nelle zone marroncine la coltura è stata pesantemente attaccata dall'afide, il pidocchio, che ha fatto veramente danni in pochi giorni. E qui lo vedete, quando siamo andati a vederlo questa era la situazione. Esuvie, cioè afidi morti, tanti, c'erano anche tante coccinelle, quindi qualche predatore che è andato a mangiarseli, però ormai probabilmente loro avevano avuto nel periodo precedente una numerosità tale da mandare in corto la coltura. La coltura poi praticamente non si è più ripresa. E come se non bastasse, nelle situazioni dove non abbiamo avuto né la prima problematica né la seconda, la coltura aveva una taglia non troppo alta dovuta al fatto che è mancato un po' il rifornimento idrico primaverile, quando la pianta ha cominciato ad andare in maturazione a seccarsi, a giugno ha cominciato a piovere e questo è stato il risultato. Infestanti che germinavano ovunque e una situazione di questo tipo. In alcuni casi non è stato possibile andare a trebbiare, quindi si è proceduto alla trinciatura. Quindi direi un anno no per il pisello proteico, sotto diversi punti di vista. E così a titolo un po' informativo, relativo all'erba medica, situazione che abbiamo visto in un caso solo, su terreno riportato.
praticamente sono stati fatti dei lavori, è stato riportato del terreno, è stata seminata la medica. Germinazione buona, la coltura è andata bene, a giugno comincia a piovere e questa è la situazione a fine mese quando va smesso di piovere. Praticamente coltura che per buona parte dell'appezzamento, anche qua con un andamento a grosse chiazze, si è persa. Inizialmente ingialliva, poi si è disseccata così finché è andata persa. Anche qui, se andate a vedere, stato del terreno pessimo, nel senso terreno costituito da particelle molto fini che si sono, diciamo, velocemente avvicinate, compattate e hanno stagnato lì la plantula, la piantina di medica, che alla fine è andata al collasso. Gli scambi gassosi probabilmente sono andati compromessi in questa situazione e questo è il risultato finale. Bene, diciamo, dopo questa carrellata della porzione autunno-vernina, prima parte della primavera, arriviamo alle colture a ciclo primaverile-estivo. E questo è quello che ci siamo trovati davanti in diversi areali della regione. Qui vedete un passaggio di erpice rotante su un terreno da affinare, da preparare alla semina, e questo è stato il risultato. Condizioni di terreno troppo asciutto che hanno impedito di procedere alla semina. E da zona a zona, perché qualche zona ha beneficiato di qualche temporale in più, altre no, e comunque in linea generale a livello regionale questa è stata un po' la situazione. Cosa è successo in questo caso? Vediamo un po' per le principali colture a ciclo estivo. Il girasole, lo vedete qui, plantule ben affrancate, già un paio di foglie vere, e in mezzo, vediamo se riesco a indicarvelo, una plantula in fase di emergenza. Questo è quello che c'era sotto scavando, cioè la piantina è emersa perché dopo ha fatto qualche pioggia, il terreno a particelle fini è andato incontro alla formazione di crosta, la pianta non ha avuto energia sufficiente per uscire fuori dalla crosta, si sono piegate, si sono disseccate l'apice, è andata un po' così insomma. Con di più, nelle situazioni dove l'emergenza c'è stata, il danno è stato questo, non si vede benissimo, però vedete in mezzo alla terra questa struttura, diciamo, biancastra, questo qui è il culmo, il fusto di un girasole. Vedete che è mangiato al di sotto dei cotiledoni. Questa pianta poi va incontro a morte. Questo è il danno da volatile, da uccello. Abbiamo avuto il caso di un'azienda che ha disseminato 3 volte nel mese di maggio, sempre con pesanti danneggiamenti fatti dagli avicoli. E paradossalmente le semine poche fatte nel mese di aprile non hanno avuto il problema. Il problema degli uccelli quest'anno si è concentrato nel mese di maggio. Tutto sommato, alla fine abbiamo avuto anche dei risultati discreti, con colture che presentavano buona taglia e un diametro della calatide della testa anche interessante. E lo vedete anche qui, vedete che belle teste. Quindi tutto sommato ha chiuso con rese nella media dai 20 ai 30 quintali. Insomma, quello seminato 3 volte, che alla fine è andato seminato l'ultima volta a fine giugno, ha chiuso sui 18-20 quintali. Questo evidenzierebbe, chiaramente serviranno ulteriori evidenze, però anche l'anno scorso semine effettuate in epoca tardiva hanno dato comunque delle rese che potremmo definire soddisfacenti. Volevo anche rimarcare un po' l'aspetto api, perché qualche apicoltore segnala come le proprie api più di tanto sul girasole non lavorino. E si riscontri una scarsa importazione di miele anche con colture di estensione importante. Le varietà moderne, in particolare quelle ad alto oleico, presentano dei pistilli molto lunghi. Quindi, per dirla in maniera un pochettino più terra terra, il fiore è molto allungato. E pertanto l'ape con la sua linguetta, la ligula, va lì ma non arriva in fondo al fiore dove ci stanno i nettari. E quindi girano un po' e poi abbandonano. Abbiamo visto quest'anno in una coltura, per esigenze dell'agricoltore, era una varietà vecchia, diciamo, e lì sembra ci sia stato un po' più di interesse da parte delle api. Passo poi alla soia, anche qui più o meno, ma evidenziamo un po' le criticità che abbiamo esposto per il girasole. Emergenze un po' scalari, fallanze, coltura che a zone si presenta più bella, più brutta. Emblematico un po' questo caso, stesso appezzamento, tessitura, terreno apparentemente identico, file che si presentano più belle accanto a file che si presentano più stentate, più brutte, immagine in alto a sinistra. E siamo tornati, l'abbiamo tenuta monitorata, siamo tornati a vederla, circa un 20 giorni dopo, immagine in basso a destra, vedete come le file scadenti tutto sommato hanno ripreso vigore.
non l'ho caricata, ma tornati, diciamo, in piena vegetazione, non vedevate la differenza. Cosa è successo? Ma probabilmente qualche problema al momento della semina, o il terreno affinato diversamente, o leggermente bagnato, di preciso non lo sappiamo, però insomma abbiamo evidenziato questa situazione, che poi è andata via via scemandosi, sistemandosi. Ancora una volta, anche se meno rispetto all'anno scorso, abbiamo evidenziato, riscontrato delle microcarenze su soia. Abbiamo fatto un bollettino dedicato, si chiamava Ingiallimenti e necrosi fogliari della soia, abbiamo tradotto un po' di bibliografia americana, dove sono probabilmente un po' più ferrati di noi sul problema e manifestano come questa microcarenza sia legata a una carenza di potassio del terreno. Mi fermo qui, eventualmente se volete approfondire vi rimanderei all'approfondimento tecnico che è disponibile sul sito. Ecco, arriviamo un po' in chiusura, vedete qui come le piante in generale abbiano raggiunto taglie interessanti, anche il numero di bacelli pareva soddisfacente, interessante, forse era qualche anno che non si vedevano soglie così. Però a discapito di quanto poteva sembrare, in fase di trebbiatura poi le rese non sono state così elevate come sembrava. Abbiamo riscontrato parecchi aborti del seme con bacelli che contenevano uno o due semi, rese diciamo intorno ai 30 quintali, forse un po' meglio dell'anno scorso. Il mais, anche il mais che, diciamo, facciamo una premessa, è un po' marginale in regione e anche con superfici in calo in agricoltura biologica, un po' per la difficoltà di ottenere produzioni soddisfacenti, un po' perché il mercato non è così... è un po' ingiusto, ecco, potrei dire così ultimamente, con prezzi che tendono ad avere quotazioni bassine. Comunque, al di là di questo, vi porto questo caso qui, in una situazione dove praticamente il fatto che il terreno fosse sempre asciutto ha permesso all'agricoltore di seminare soltanto dopo le precipitazioni di inizio giugno. Quindi parliamo di una semina fatta il 20 di giugno praticamente. In questo caso, vedete qui, abbiamo avuto qualche problemino legato alla notua. Vedete come si presentano le piante, quindi come vedete il danno camminandoci, vedete le piante che pian pianino vanno ad avvizzire e poi a disseccare. E qui in basso a destra vedete poi il terreno, diciamo, preso in una panoramica per vedere la perdita di investimento causata da questo notuile. Qui vedete il danno sulla pianta, quindi erosione a livello del colletto, e qui vedete la larvetta che potete tirar fuori in corrispondenza di una pianta che comincia ad avvizzire. Scavate un po' e individuate, insomma. Tornati 20 giorni dopo, questo era lo stato della coltura. È stata un po' sfortunata quella coltura lì, perché probabilmente ha incastrato una fase climatica favorevole per i notuidi. Prima si è beccata la notua e poi, abbastanza infrequente su mais, questa è l'elicoverpa, la notua gialla del pomodoro. Anche quella su cariossi di informazione ha fatto il suo bel danno. Piralide ce n'era poca. Abbiamo individuato piuttosto questa qui. Ripeto, è un caso specifico, non era la norma, però insomma lo presentiamo perché sì, è stato individuato e quindi lo riportiamo, anche perché è una cosa abbastanza curiosa su mais. Altra cosa che abbiamo riscontrato è questa. Qui siamo su terreni sciolti a scheletro, con parecchio scheletro. Vedete come si evidenzino delle carenze di azoto. Questa necrosi della nervatura centrale con ingiallimento è proprio indice di una carenza di azoto. Due parole sul sorgo, coltura abbastanza marginale, tutto sommato non è andata male, potremmo solo dire come le moderne varietà sono delle varietà piuttosto avide di azoto, quindi fanno dei bei panicoli e rese interessanti con concimazioni elevate. A discapito di quello che un po' si legge, non è proprio una coltura così frugale secondo noi ultimamente, in moderne varietà insomma, infatti vedete qui il panicolo abbastanza spargolo della foto in basso a destra. Comunque rese che ci sono attestate intorno ai 30-40 quintali, quindi tutto sommato soddisfacenti. A livello così di patologie abbiamo riscontrato un po' di ruggine, però insomma danno marginale, niente di significativo. Passerei ora, terminata un po' questa carrellata relativa alle principali colture, a vedere un po' come è andata con i sovesci. Vi ricordo che poi magari sì, lascio a Stefano anche sì, approfondire un po' sul sovescio, ma il sovescio è fondamentale, ribadiamo sempre l'importanza, cercate una finestra per seminare i sovesci, o estiva, autunnale o quando la trovate in relazione alla vostra rotazione.
però sono importanti in relazione alla sostanza organica, alla biomassa e quindi alla conseguente sostanza organica che possono apportare, al mantenimento della copertura del terreno, ha una funzione che gli inglesi chiamano catch, che praticamente è un rinnettaggio, un ripulire gli elementi nutritivi che risultano dalla concimazione fatta alle colture principali. Qui vedete un sovescio a ciclo autunno-vernino di veccia e favino. Favino quello con la foglia più larga, la veccia quella più piccolina. Un altro che si vede, che si utilizza, è quello cereale autunno-vernino feccia. Questo è il pisello foraggero. Il pisello foraggero è interessante perché produce elevate quantità di azoto ed è stato fatto da qualche azienda per dopo andare a seminare mais o sorgo, che sono delle graminacee particolarmente avide di azoto. Ancora dei sovesci misti con tante specie. Qui abbiamo anche specie di interesse apistico. Vedete ad esempio la facelia, questa qui col bottoncino, col fiore violetto. Ecco, oltre che un aspetto così di piacere personale, eventualmente di fonte nettarifera, questi sovesci qui misti sono anche interessanti perché al di là di quello che noi vediamo in superficie, c'è anche tutto quello che le piante sviluppano sotto. Quindi differenti apparati radicali a seconda delle specie. Vedete sull'immagine in alto a sinistra la graminacea, apparato radicale denso, fascicolato, che tende a espandersi lateralmente piuttosto che in profondità, una leguminosa con apparato radicale fitonante che quindi lavora il terreno in profondità. Qui avete una brassicacea. Date un'occhiata a questa brassicacea, che approfondimento radicale ha confrontato alla parte aerea. Quindi abituatevi anche a ragionare un po' sul lavoro che fanno sotto queste specie, che noi spesso non vediamo. Alla fine un bilancio delle principali colture da sovescio a ciclo autunno-vernino potrebbe essere riassunto bene da questa immagine. L'andamento climatico ha in generale compromesso un po' quella che è stata la produzione di biomassa. Quindi sovesci che in generale una volta trinciati non è che abbiano offerto una gran biomassa. Qui vedete un'esperienza fatta da un'azienda che è stata interessante di trasemina, cioè semina all'interno della coltura in atto di trifoglio violetto su una coltura di farro. Questo qui è stato seminato a febbraio e poi non pioveva e le prime emergenze si sono viste a maggio. Questa foto qua è fatta a maggio con praticamente farro che è quasi in spiga. Dopo trebbiatura del farro, vedete il trifoglio come si affranca. Questo qui praticamente è il trifoglio a fine settembre-ottobre, prima dell'incorporazione al terreno. Tenete il terreno coperto tutta l'estate e evitate l'emergenza di infestanti, oltre ad avere una leguminosa che fissa azoto. Altro esempio che abbiamo visto nei campi degli agricoltori è questo. Questo è, diciamo, il classico sorgo da foraggio estivo abbinato alla vigna. La vigna è una leguminosa tropicale. Vedete lì nella mano in alto a sinistra, il sorgo quello più a sinistra, la vigna quella con la foglia larga più a destra. Qui vedete la coltura, diciamo, a un mese e mezzo, insomma, dall'emergenza, un mese dall'emergenza. La vigna rimane sotto più bassa, il sorgo un po' più feroce, prende un piano colturale, un livello più alto, tende a diventare più grande. Questo è un sorgo solo, prima della trinciatura, senza vigna quindi. Ok, diciamo terminata un po' la carrellata sulle principali specie del sovescio, passo un attimo alle novità culturali che abbiamo visto, che abbiamo provato insomma in quest'ultimo anno, alcune anche negli ultimi due anni. Questa qui è la camelina. La camelina è una brassicacea, interessante perché il seme ha un elevato tenore di omega 3. Il seme viene spremuto, si ricava olio e si ricava poi pannello per l'alimentazione animale. C'è qualche azienda zootecnica che alleva volatili, pollame, che lo utilizza come alimentazione degli animali in pratica. Vedete qui l'immagine, quella scura al centro, la pianta in rosetta, quella lì è la dimensione che la pianta ha praticamente all'uscita dall'inverno, passa l'inverno a quello stadio lì. L'immagine a sinistra in alto è la pianta in fase di prefioritura. Vedete come tende a ramificare, cioè se ha spazio tende a fare più fusti, una specie di accestimento. Lì vedete in alto a destra sul block notes è la pianta in maturazione. Vedete il tipico frutto, la siliquetta, come quella del colza.
Sotto vedete un setto della siliqueta aperto con i semini che sono dentro. Il seme è molto piccolo. Come è andata la camelina quest'anno? Insomma, è stata un'annata duretta. Seme molto piccolo, si semina in ottobre, ricordiamoci il novembre che abbiamo avuto. Qui vi ho messo un caso drammatico di un terreno con evidenti problemi strutturali. E abbondanti precipitazioni, è diventato un marmo praticamente. E qui le emergenze sono state estremamente rade. Però questo è il caso estremo, ma abbiamo avuto situazioni di questo tipo un po' in tutti gli appezzamenti e in tutte le zone della regione dove è stata provata. Questo è come si presentava la coltura in maturazione. Vedete che rada che è, vedete quanta terra che vedete. Abbiamo avuto investimenti radi un po' in tutte le aziende. Altro problema che abbiamo verificato è stato questo, relativo all'allettamento. Nonostante la coltura fosse rada e quindi non ci fosse un'eccessiva densità, che normalmente è un aspetto che favorisce i fenomeni di allettamento, abbiamo avuto situazioni in cui è andata giù. Rispetto magari a quello che può succedere col frumento, non è che è andata giù e è rimasta giù, si è ginocchiata, cioè si è piegata lì e ha mantenuto questa forma a mezz'asta praticamente. Altro aspetto che si è visto, soprattutto dove gli investimenti erano più scarsi, è stata la proliferazione delle infestanti. Qui vedete un sacco di camomilla. Camomilla sta bene in terreni un po' sfitici, limosi, quindi c'è anche una problematica legata alla gestione del terreno, a una rotazione probabilmente non ottimale. Ecco, avevamo in prova diverse varietà quest'anno, perché eravamo interessati anche a capire un po' le potenzialità delle varietà, diciamo, più comuni che vengono coltivate in ambito europeo. Quindi avevamo 3-4 varietà in prova. Vedete qui come abbiamo una diversa sensibilità all'allettamento, questa qui è in piedi e questa qui è andata giù, di due diverse varietà. Ecco, diciamo, concludo un po' il mio intervento parlandovi un po' dell'arachide, coltura che si faceva in epoca storica fino alla Seconda Guerra Mondiale, un po' dopo anche in regione, che poi progressivamente è andata dimenticata. Qui abbiamo messo un po' di foto che vi descrivono un po' la coltura, vedete il fiore tipico della leguminosa, questo qui giallo, papilionato. Vedete qui quello che è il carpoforo. Praticamente cosa sarebbe questo carpoforo? Dalla fecondazione del fiore si origina un allungamento del peduncolo fiorale che va a trovare il terreno e a interrarsi. Dall'ingrossamento della porzione terminale di questo peduncolo fiorale ha origine poi quello che è il frutto, il bacello, cioè l'arachide, che vedete poi qui nell'immagine in basso a destra. Ecco, qui vedete i due tipi che erano in coltivazione. Avevamo un tipo a seme grosso, tipo Virginia, e invece un tipo a seme piccolo, tipo Valencia. Praticamente ci sono anche altri caratteri differenziali, però differenziano principalmente per la dimensione del seme. Virginia è stato anche oggetto di un miglioramento genetico un po' più marcato, proprio perché aveva dei frutti di dimensioni maggiori, dei semi di dimensioni maggiori, e quindi è un po' più produttivo. Ha anche un portamento un po' più prostrato, che quindi ci offre un miglior contenimento delle infestanti. Cosa è successo quest'anno sull'arachide? Abbiamo avuto problemi di questo tipo qui, cioè piante che collassano. Vedete come però con buona probabilità il collasso è indotto anche da delle condizioni di terreno non ottimali. Anche qui terreno destrutturato, crosta, compattamento. È stata fatta l'analisi presso i laboratori ERSA, passata, è stato rilevato del fizium. Però il fizium probabilmente è anche ubiquitario nei terreni. Bisogna cercare di non mettere la coltura nelle condizioni ideali per far sì che il fizium diventi un problema. E direi che in questo caso il terreno era proprio giusto per andare a favorire l'instaurarsi di questi patogeni. Ecco. Altra criticità che abbiamo notato è che nei terreni che sono piuttosto visitati dagli elateridi, l'arachide è una coltura che si presta. Quindi abbiamo trovato alcune forature da elateride. Forature che sono venute nella prima fase a giugno, quando le temperature erano basse e pioveva. Le temperature poi si sono alzate, probabilmente l'elateride è sceso, non interessando più la coltura. Si sono trovati danni, con presenza in questo caso proprio di elateride, l'abbiamo visti, in fase tardiva al momento dello sterro.
che quest'anno si è concluso tra stero e trebbiatura, alcuni appezzamenti sono stati fatti praticamente al 10, attorno alla prima decade e metà di novembre. Ecco, direi che questo è quanto, avrei concluso e lascio la parola a Stefano. Bene, grazie Michael. E se puoi sempre lasciare condiviso per favore sì. Il tuo desktop. Sì. Mi vedi adesso? Io adesso sto vedendo te ma non vedo il desktop. Sì, con... provvedo, sì. Ok. Vediamo se riusciamo. Si è aperto il... Ok. Ecco, io invece vi dirò due parole su, finirò la carrellata di Michael sulle colture nuove con la canapa e poi vi parlerò un po' di flora spontanea o in altre parole di infestanti. Allora, piena vegetazione, una buona coltura di canapa, direi, tra le varie prove che sono state fatte e aveva una buona densità, un buon numero di piante, quindi una buona popolazione, un'altezza abbastanza omogenea, questa è una coltura che in media era sul 1,20 m, 1,40 m, E era molto pulita dalle infestanti. È una coltura seminata verso i primi di maggio e che raccolta ai primi di settembre ha avuto una discreta produzione. Parlando con i tecnici dell'Università di Udine che da diversi anni sperimentano la canapa e che hanno visitato questo campo che si trova a Butrio, tra Butrio e Premariaco, l'hanno definita anche con una buona resa per quanto riguarda la bassa o relativamente bassa percentuale di quelli che sono definiti i semivuoti. La canapa può presentare un'incidenza notevole di quelli che a prima vista sono semi, ma poi al loro interno risultano effettivamente vuoti e c'è solo il pericarpo esterno. In questo caso, per darvi un numero, la percentuale di semivuoti è risultata circa del 30%, che sembra un numero alto, ma sembra che per la canapa sia un buon risultato. Cos'altro dire? Forse l'indicazione utile è sulla data di semina, perché di solito viene detto di seminarla abbastanza presto per non dopo andare incontro a problemi di siccità estiva, dipende un po' dalla zona, un po' dal terreno, dalla disponibilità, dalla riserva idrica del terreno, mentre sembra che la nuova tendenza almeno sia quella di posticipare un po' le semine verso quasi il secondo raccolto in maniera per cercare di sfuggire alle temperature elevate che possono creare notevoli problemi in allegagione a questa coltura. Rimane il problema della raccolta, il problema meccanico della raccolta o due problemi. Il primo è quello della raccolta meccanica, dato che la pianta ha una fibra molto coriacea, può creare dei problemi agli organi delle mietitrebbie con cui viene raccolta. Qui potete vedere un'immagine subito dopo la raccolta e ci sono degli steli che sono stati sfibrati e si può anche forse, se la diapositiva non si vede benissimo, rendersi conto della fibra tenace che ha questa pianta. E problemi soprattutto per delle varietà, magari o per dei semi che presentano molta disformità di altezza tra le piante.
Perché questo è un problema? Perché se la barra deve essere regolata abbastanza bassa per raccogliere tutto il seme, le piante più alte contribuiranno con molta fibra a ciò che il battitore della miele di trebbia deve passare per selezionare il seme. In questo caso invece la pianta presentava una buona uniformità di altezze e quindi la barra della miele di trebbia ha raccolto quasi solo i panicoli, lasciando in terra la maggior parte degli steli, quindi la maggior parte della fibra. Quindi potrebbe essere una coltura interessante, avendo cura di fare dei contratti prima e di selezionare il seme più adatto, la varietà più adatta nelle nostre condizioni. Come dicevo prima, forse delle buone indicazioni possono essere ricavate dall'azienda agraria sperimentale dell'università, dove da diversi anni effettuano delle prove varietali e quindi hanno messo a punto una buona tecnica colturale. Ecco, passata la canapa, andrei avanti. Cosa abbiamo, Michael, adesso? Abbiamo il cece. Il cece. Ok, il cece sono un po' gioie e dolori, nel senso che non è semplicissimo ottenere una coltura sufficientemente pulita per poter ottenere, diciamo, soddisfazione dal prodotto. Seminato a primavera, durante l'estate in fase di maturazione perde le foglie, in un periodo in cui le infestanti sono pronte a germinare e a prendere il sopravvento e quindi è molto facile trovarsi con una coltura particolarmente sporca. Ci sono stati casi in cui il cece è riuscito a coprire benissimo e per la maggior parte del suo ciclo vegetativo è rimasto pulito. Altre condizioni in cui è nato male, non con un investimento sufficiente, non con un numero di piante sufficienti per coprire il terreno e quindi già in partenza ha avuto problemi per il controllo delle infestanti. Probabilmente la tecnica da mettere a punto e che abbiamo intenzione di provare nelle prossime stagioni di coltivazione è quella della consociazione. Il cece è una coltura abbastanza lunga, quindi la consociazione. Michael, scusa, è sparito il desktop. Dovrebbe essere aperto. Vediamo. Sì, ok. E quindi probabilmente la cosa migliore da riuscire a fare è quella di consociarlo. Dicevo, consociarlo con cosa? Probabilmente con delle graminacee, essendo un ciclo viene raccolto abbastanza in là, quindi a luglio inoltrato, e bisogna scegliere o un farro o un frumento primaverile con ciclo lungo in maniera tale da riuscire a mettere a punto il periodo di raccolta che coincida sia per il cece sia per la graminace. Altra problematica poi quella di, una volta trebbiati le due colture assieme, di riuscire a separarle, ma essendo il seme abbastanza differente, anche una vagliatura meccanica potrebbe risultare sufficiente. Comunque questa è una di quelle colture di cui riuscire a produrre, che se si riesce a produrre potrebbe avere un mercato interessante. Ecco, questo era un po' per quanto riguarda il cece e dicevo, sì, come associazione l'anno prossimo avremo intenzione di effettuare alcune prove di consociazione per vedere sia la fattibilità della cosa nei nostri areali, sia poi di affrontare la problematica relativa alla pulizia e alla separazione del cece e della coltura consociata. Ecco Michael, se adesso possiamo passare alla parte delle infestanti.
Ok. Allora, prima di iniziare così a parlare di infestanti, volevo, o di flora spontanea, termine che mi piace di più, volevo raccontarvi un po' della flora spontanea da, oltre che come un problema, anche riuscirla a vedere, almeno in parte, come un valido indicatore delle condizioni che ci ritroviamo nei nostri terreni. La teoria che sta dietro alla flora spontanea o alle piante infestanti come piante bioindicatrici, cioè in grado di rilevarci alcune caratteristiche del terreno in cui le ritroviamo, sono che la maggior parte dei semi o la quasi totalità dei semi delle piante infestanti presenta il fenomeno della dormienza, cioè cosa significa? Che i semi non germinano tutti contemporaneamente quando trovano le condizioni idonee di luce e di temperatura, ma germinano in maniera scalare. La longevità di questi semi è molte volte sorprendente, si stima che sia di alcune centinaia d'anni, non per tutte le specie, si va da qualche anno, ma si può arrivare ad alcune centinaia di anni, senza poi arrivare al grano dei faraoni, come si racconta, si siano trovati dei semi vitali dopo qualche migliaio di anni. Comunque, questo fenomeno della dormienza dei semi indica che, o starebbe a indicare che i semi delle infestanti attendono le condizioni migliori o le condizioni a loro più consone per germinare. Quindi, non tutti i semi che troviamo in un metro quadro di terreno germineranno, ad esempio, la prossima primavera quando arriva la loro stagione, ma solamente una piccola parte solamente alcune delle specie i cui semi sono presenti nel nostro terreno. Cosa significa questo? Se si stima che in un metro quadro di terreno, nello strato di terreno lavorato, che può essere i 20-30 centimetri circa, vi siano come minimo 10.000 semi a metro quadro di specie infestanti, voi capite come difficilmente noi troviamo a primavera 10.000 piantine pronte a nascere. Ma non solo, troviamo solo alcune delle specie presenti in questa banca seme. Con questo meccanismo, che è molto, o viene ipotizzato comunque come molto complesso, che starebbe a dare delle indicazioni, dicevo prima, sulle caratteristiche del terreno, come fa. Ad esempio, abbiamo un esempio che conosciamo tutti, è quello delle ortensie, che non sono infestanti, ma funzionano bene come esempio. Le ortensie, che a seconda dell'acidità del terreno in cui si trovano, cambiano il colore del fiore. Quindi le piante sono in grado di in qualche modo captare ed elaborare il segnale pH, acidità del terreno e tradurlo in un comportamento che è quello, ad esempio, di cambiare il colore dei fiori. Questo ci sta a indicare che ci sono dei meccanismi non presenti, ad esempio non tutte le piante sono in grado di far questo, l'ortensia sì. Se passiamo dall'esempio di una pianta da giardino, scusate, agli esempi della flora infestante, delle piante infestanti, sono stati ipotizzati diversi meccanismi per cui delle piante infestanti sarebbero in grado di rispondere, ad esempio, alla presenza di nitriti, altre alla presenza, o per meglio dire, all'assenza, alla bassa presenza di ossigeno, altri ancora alla bassa presenza o scarsa attività della microflora, quindi di batteri, funghi,
presenti nel terreno e così via fino a, ad arrivare ad altre sensibilità di questa flora infestante, ad esempio alla presenza di potassio oppure al contenuto di fosforo. In questo caso, per continuare la carrellata delle diapositive, abbiamo nel frumento della sorghetta, quindi abbiamo del frumento in prossimità della raccolta, a sinistra, a destra abbiamo delle piantine di girasole, sempre con della sorghetta, probabilmente da rizoma, che sono in fase di levata. La sorghetta, il sorghum alepense, è una di quelle piante molto molto fastidiose e molto problematiche da ritrovarsi nei propri seminativi, soprattutto perché si moltiplicano bene per via agamica attraverso il rizoma, ma che secondo questa visione delle piante bioindicatrici starebbero ad indicare delle condizioni di terreno abbastanza degradate. Terreno con una porosità bassa, quindi condizioni mediamente di asfissia che possono ritrovarsi anche in terreni sciolti o comunque in terreni, per meglio dire, franco-limosi, non necessariamente argillosi, e condizioni di bassa sostanza organica o comunque di un ciclo della sostanza organica poco attivo. Ad esempio si ritrova questa infestante molto spesso lungo i bordi dei fossi, quindi dove ci troviamo in condizioni sicuramente di bassa presenza di ossigeno, in quanto abbiamo dei terreni di riporto molto spesso, cioè di riporto, in cui l'erosione continua ha lisciviato dal campo le particelle fini e le ha portate ad accumularsi, ad esempio sul bordo dei fossi, dove abbiamo anche un elevato contenuto di acqua per la maggior parte dell'anno, e queste condizioni creano l'ambiente adatto per questo genere di infestanti, ma a parte il bordo dei fossi, quando si presenta all'interno dei campi potrebbe essere dovuta anche alla scarsa presenza di porosità o comunque un terreno che si sta destrutturando ed una scarsa attività biologica. Il sorghum alepense era stato importato in diversi paesi, ad esempio a fine o a metà dell'Ottocento negli Stati Uniti per la fienagione, produce un ottimo foraggio, anche ben appetito dalle piante, non quando è piccolo, perché può contenere dei derivati comunque dell'acido cianidrico che potrebbero risultare tossici. Si è purtroppo però diffuso un po' troppo. Per il suo controllo, una volta che lo ci si ritrova, è abbastanza difficile. L'unica è la vecchia pratica di, dopo una coltura autunno-vernina, come il caso del frumento, lavorare il terreno per cercare di ridurre la quantità di rizomi presenti durante il periodo estivo. Pratica che ha comunque una doppia faccia, nel senso che se da un lato riusciamo a ridurre con le lavorazioni estive la presenza degli organi di propagazione agamica, cioè dei rizomi, dall'altra parte creiamo con delle lavorazioni eccessive condizioni favorevoli per il suo sviluppo, quindi destrutturiamo il terreno, deprimiamo l'attività biologica con lavorazioni eccessive nel periodo estivo e quindi risolviamo parzialmente il problema per l'anno successivo, ma probabilmente ricreeremo le condizioni perché il problema si ripresenti. Quindi la cosa migliore qui è un approccio a 360 gradi, cioè sia cercare di ristrutturare il terreno
con delle lavorazioni di un certo tipo, con l'utilizzo di sovesci, cercando di tenere coperto il terreno il più a lungo possibile. E passiamo alla prossima infestante. Allora, io vedo in piccolo, quindi qui siamo al, Michael confermami, a Butylon, come... Alla, scusate, no, siccome non vedo a schermo intero, ma vedo solo un quadratino, qui dovremmo essere sul convolvolo. Ok. E sì, allora il convolvolo è un'altra di quelle piante che è utilizzata come indicatore, ci sta a indicare sicuramente condizioni di terreno con abbondanza di elementi nutritivi, infatti il convolvolo è una pianta che cresce bene in presenza di azoto e anche di potassio, quindi potremmo dire che è una pianta sia nitrofila che potassofila. Cresce anche in condizioni di terreno a tessitura fine e un po' direi maltrattato da un punto di vista della, da un punto di vista della struttura. Quindi quando si manifesta è il caso di rivedere o probabilmente fare un'analisi del terreno per capire. Ad esempio prima Michael parlava di digestato, ci sono stati dei casi in cui a seguito dell'utilizzo per qualche anno di borlande o di digestati a quantità abbastanza elevate che apportano, che possono apportare specialmente nel caso delle borlande una quantità di potassio importante, si è verificata un'esplosione di convolvolo. Quindi nel caso di convolvolo come pianta bioindicatrice la teoria sembrerebbe confermata dai, dalla realtà che si è verificata in campo. Ecco, passiamo alla prossima. Qui mi ritrovo sempre con lo stesso problema perché a differenza vostra io vedo solo un quadratino piccolo. E a memoria qua eravamo sul Michael, dammi una mano tu che se mi dici il nome poi io vado, ma qua faccio fatica a capire se è girasole dove c'era. Scusa Stefano, avevo il microfono disattivato. È topinambur. È topinambur. È topinambur. Okay. Adesso ti ricondivido la presentazione. Sì, secondo. Grazie. Eccoci. Bene, il topinambur è una di quelle specie, per fortuna, non ancora molto presente all'interno dei campi, molte volte ben presente nei bordi. E anche qui come indicazione per il suo controllo si potrebbero dare, visto che si riproduce attraverso il, per via gamica attraverso il tubero, cercare di controllarlo con le lavorazioni durante il periodo estivo. E facendo attenzione sempre con le lavorazioni a non utilizzare ad esempio possibilmente organi, attrezzi azionati dalla presa di forza per non cercare di moltiplicare appunto i tuberi con cui potremo portarlo in giro per il campo. Ecco Michael, la prossima. E la prossima Stefano abbiamo la Butylon. Bene, la Butylon forse riuscivo a beccarla, era questa che non... arriva, eccola qua, ok. Allora, la Butylon è un'altra di quelle piante bioindicatrici
che stanno ad indicare del terreno abbastanza destrutturato, con condizioni di asfissia abbastanza severe. E si trova un po' in tutti i nostri campi di soia, dove può diventare veramente un grosso problema. Si controlla abbastanza facilmente con la sarchiatura, infatti verso quando la soia è nel periodo della sarchiatura, siamo anche nel periodo dell'anno in cui possiamo trovare in cui si situa la maggior parte delle emergenze della Butylon del cencio molle. Quindi con la sarchiatura riusciamo a controllarla abbastanza bene nell'interfila, sulla fila invece può essere un problema abbastanza grosso perché o riusciamo a controllarla a livello di cotiledoni o poco più, ad esempio con la sarchiatura e con un po' di rincalzatura sulla fila da parte degli organi lavoranti della sarchiatrice, se no una volta che riesce a sfuggirci in questa fase diventa un problema. Solitamente parte dai bordi del campo per poi entrare con gli anni, entrare al suo interno, visto che anche il numero di semi prodotto è abbastanza importante. Come indicazione tenete buono il fatto che si sviluppa soprattutto in terreni compattati, quindi con problemi di asfissia, come vi dicevo prima, di solito la si nota entrare nel campo dal suo perimetro, dalle testate. Questo non perché sta arrivando dal campo del vicino o dal campo o dalla strada, ma proprio perché le testate di solito sono quelle in cui le condizioni della struttura del terreno sono le peggiori, vuoi perché il traffico dei mezzi agricoli è più intenso, sia perché mezzi pesanti anche come mietitrebbie, carri raccolta eccetera passano per un maggior numero di volte in capezzagna, dove abbiamo anche di solito maggiori problemi di ristagno o di umidità più elevata, che vanno ad aggravare ancora di più le condizioni della struttura del terreno. Quindi questa pianta potrebbe darci un'indicazione di state attenti a come sta evolvendo la struttura del vostro terreno. E sicuramente quando ce n'è poca potrebbe valer la pena passare qualche ora, ad esempio nel caso di coltivazioni, nel caso di campi di soia, se vedete poche piante il consiglio è quello di cercare di toglierle, perché la quantità di semi prodotta è importante, non aspettano molto per germinare e quindi c'è il rischio che in pochi anni, se le condizioni di terreno sono quelle favorevoli allo sviluppo di questa pianta, si può propagare in buona parte del campo. Ecco, quindi questa è una delle infestanti, direi, la Butylon più problematica per quanto riguarda la soia. Un'altra è sicuramente quella che viene dopo, è amaranto. Sì. E quella che viene dopo è amaranto ed è un'altra delle piante molto problematiche, non solo in biologico, ma anche lo sta diventando sempre di più in convenzionale, dato che i diserbi normalmente utilizzati non sono in grado di controllarla, ma molte volte è necessario fare un diserbo specifico per controllare questa infestante, dando anche una buona scossa, diciamo, alla coltura di soia. E anche questa, come pianta indicatrice, questa sta a indicare terreni che hanno una discreta fertilità e una buona dotazione di potassio, una pianta potassofila. È una pianta potassofila ed è una pianta anche che sta a indicare condizioni sempre di, torniamo sempre lì, ma è una
è una base costante, direi, per tutte le infestanti che abbiamo visto finora, condizioni di terreno in cui la struttura non è al proprio meglio, quindi abbiamo una bassa quantità di pori di dimensioni sufficienti a far circolare l'aria, mentre abbiamo una porosità in genere bassa, ma comunque di piccole dimensioni, in cui è presente più l'acqua che l'aria. Queste sono piante comunque che producono una quantità spaventosa di semi. Ci sono stime che la danno, che i semi durano o possono restare vitali nel terreno per 70-80 anni, quindi capite che la banca semi è, la banca semi per qualsiasi delle specie che abbiamo visto finora è veramente ha numeri veramente molto alti, anche quando non si manifesta, ha numeri veramente molto alti. E un esempio con l'amaranto che mi era capitato di vedere, che mi aveva colpito quando l'avevo visto, era un campo di sorgo da insilato di secondo raccolto, dove era stato distribuito del liquame in presemina e dopo effettuata la lavorazione per incorporarlo è seminato il sorgo da foraggio. Una parte, dopo aver seguito un periodo di scarsa piovosità o comunque una ventina di giorni di secco, e il sorgo che si ritrovava nella parte di campo, chiamiamola di terreno più buono, era nato, aveva preso il controllo ed era rimasto pulito, dove il sorgo invece nella parte che era stata lavorata in maniera un po' più grossolana, perché la tessitura era diversa e non era riuscito a partire subito, lì c'era una linea netta e c'era un tappeto di amaranto allo stadio di cotiledoni, ma comunque era un tappeto verde di amaranto. Si arrivava alla linea, ed era una linea di demarcazione netta dove cominciava il sorgo, e di amaranto non ce n'era praticamente più. L'interpretazione che ne avevo dato era sì, mancava la coltura principale che esercitava un effetto, diciamo, di competizione nel confronto delle infestanti. Ma in questo caso avevamo una quantità di azoto apportato con il azoto e anche un po' di potassio apportato con il con la concimazione, con la liquamazione, che qualcuno doveva prendersi carico di consumare, perché comunque ogni eccesso presente in un sistema viene in qualche maniera controllato dal sistema. E nel nostro caso il sistema terreno in questo caso aveva deciso di risvegliare la dormienza di veramente un prato di amaranti, per cercare di, essendo l'amaranto comunque una pianta a cui piace l'azoto e cresce particolarmente bene in presenza di azoto, cercare di consumare questo eccesso di azoto. Ecco, la prossima. E qui siamo Michael, che non riesco a vedere il... Sì, qui abbiamo il Rumex. Qui abbiamo il Rumex. Bene, il Rumex è un'altra di quelle piante che stanno ad indicare ancora una volta un terreno compatto, o con un terreno, o meglio, diverse condizioni sono riunite per avere una buona presenza del romice, sia il Rumex obtusifolius che il Rumex crispus, e cioè un terreno compatto, mediamente umido, cioè il compattamento porta anche a maggiore probabilità di avere un ristagno prolungato o comunque un livello di umidità elevata per buona parte dell'anno, ed anche un buon tenore di sostanza organica. Infatti è una di quelle piante che si può ritrovare, o che comunque viene particolarmente bene,
quando vi sono dei campi, ad esempio vicino a delle stalle, che ricevono una quantità abbondante di sostanza organica come il liquame o l'etame più spesso che non agli altri campi, perché proprio si trovano magari vicino alla stalla e non bisogna, e molte volte non si può andare in giro magari a trasportare questa sostanza organica fino al campo che magari sta a qualche chilometro di distanza, per cui alla fine i campi più vicini ricevono una maggiore quantità di sostanza organica, e queste condizioni, cioè sostanza organica, compattamento e elevata umidità o anche proprio saturazione idrica del terreno, sono quelle che rendono le condizioni particolarmente favorevoli al togliere la dormienza al rumex, che in qualche maniera cerca, non ho detto prima, ma questa visione delle piante indicatrici, insomma, sta da una parte a indicare delle piante che sono in grado di rispondere a particolari condizioni del terreno, e condizioni molto fini, cioè variazioni ad esempio del tenore dei nutrienti, del contenuto idrico, del contenuto di sostanza organica, dell'attività microbiologica, del pH, e per indicarne solo alcuni, oppure per aggiungere la salinità, il potassio, il fosforo, micronutrienti, e si potrebbe continuare con la lista. Dicevo, queste piante possono essere utilizzate per farsi un'analisi speditiva senza passare dal laboratorio. Ad esempio, ho menzionato prima il fosforo, il cirsium, lo stoppione, è una di quelle piante a cui piacciono le condizioni sempre di terreno compattato, tanto per rimanere in tema, ma anche livelli di fosforo abbastanza bassi. E quindi dicevo, si possono utilizzare sia le piante infestanti, oltre che per lavorare un bel po' per cercare di tenere puliti i nostri campi, anche come strumenti che ci danno un'indicazione sullo stato in cui si trovano i nostri campi. E inoltre cominciare a guardarle anche come delle piante che, se si trovano nel posto per noi sbagliato, nel momento sbagliato, perché abbiamo bisogno di cercare di raccogliere ciò che seminiamo, stanno anche cercando di migliorare le condizioni, cioè migliorare la fertilità del terreno in cui stanno crescendo, ovviamente con i loro tempi, con i tempi della natura che non sono i nostri, per cui si tratta di trovare un compromesso per cercare di ridurne la presenza, ma ogni tanto pensarle anche come piante utili, se non altro per le indicazioni che ci possono dare. Ecco, passiamo alla prossima. Qui abbiamo il cipero. Il cipero. Il cipero è un'altra pianta, direi, che va molto d'accordo con il rumex. È una pianta relativamente nuova nei nostri terreni. E era confinata prima a zone, diciamo, acquitrinose o comunque con un buon grado di saturazione in acqua. E lo si sta ritrovando sempre di più anche nei nostri terreni, probabilmente dovuto al fatto che stanno aumentando le temperature, in qualche maniera viene portata in giro i semi anche lì da vari agenti. Ma soprattutto la condizione che sembra favorire la sua presenza è quella di terreno a bassa porosità, un po' indipendentemente dalla sua tessitura, ma bassa porosità generalmente dovuta a bassa presenza di sostanza organica e compattamento magari dovuto a lavorazioni eccessive, ad esempio troppi passaggi di erpice rotante. E acqua. In queste condizioni, cioè di asfissia, di presenza di acqua, il cipero sembra trovarsi a proprio agio. Quindi
se possiamo così ricavare una indicazione da questa carrellata di infestanti che abbiamo fatto, assieme a tante altre che se ne potrebbero ancora elencare, è che bisogna cercare di migliorare la fertilità del terreno, ma soprattutto la fertilità fisica e biologica del terreno, non tanto pensare a quanto azoto dobbiamo portare o quanto liquame dobbiamo trovare o a quanti quintali appunto di pellettato dobbiamo portare per il nostro frumento, ma cercare di migliorare la qualità fisica e biologica dei terreni, la fertilità fisica e biologica dei terreni attraverso una programmazione oculata delle rotazioni, all'utilizzo, come ricordava prima Michael, delle cover crop, dei sovesci, e anche qui cercando di mirarli alla nostra situazione, e mirarli nel senso che probabilmente la cosa migliore è utilizzare un miscuglio. E utilizzare un miscuglio, e se vogliamo cercare di migliorare la qualità e la quantità di sostanza organica e quindi anche la struttura dei nostri terreni, dovremo cercare di ottenere un miscuglio che una volta arrivato al momento dell'incorporazione presenti un rapporto carbonio-azoto che permetta l'evoluzione della biomassa che andremo a incorporare nel terreno verso la produzione di sostanze organiche, non attraverso ad esempio il rilascio immediato dei nutrienti contenuti. Per fare un esempio, se devo fare del sorgo da granella o del mais, magari non a semina tanto anticipata, avrei bisogno, ho bisogno di azoto, e quindi posso usare un sovescio a base soprattutto di leguminose, e qui ho, favorisco una, e qui ho in mente il sovescio per un rilascio quasi immediato dei nutrienti a favore della coltura che viene dopo. Nel caso invece che io voglia migliorare o cercare di migliorare la qualità del nostro terreno con incorporando della biomassa che mi vada o a cercare di aumentare il tenore in sostanza organica nel tempo, dovrò cercare di incorporare un miscuglio che non sia squilibrato né con troppo azoto né con troppo poco. Ricordavo prima il rapporto carbonio-azoto, che è il rapporto tra quantità di carbonio e quantità di azoto presente nella biomassa e che vado a incorporare. Ora, dalla letteratura risulta che il miglior alimento, diciamo, per i microrganismi presenti nel terreno ha un rapporto carbonio-azoto attorno a 24. Questo significa che se vado a incorporare, non so, una vecchia, un favino in fioritura, sono attorno ad un rapporto carbonio-azoto attorno tra i 10 e i 15. Se vado a incorporare della paglia di frumento, un rapporto carbonio-azoto attorno agli 80, quindi distanti da questo rapporto, chiamiamolo ideale. Quindi probabilmente dovremmo cercare di, in base ai nostri obiettivi, se sono quelli di migliorare la struttura del terreno, cercare di mettere a punto un sovescio che sia ben equilibrato in, ad esempio, leguminose, crucifere e graminacee, al fine di favorire un'attività dei microrganismi che vadano verso anche la produzione di un humus che possa diventare stabile. Ecco, ne abbiamo Michael, la prossima cosa avevamo poi qui, sì, come diapositiva? Magari Stefano, la prossima è la califa, magari due parole anche su questa, che è un infestante emergente che abbiamo un po' trovato anche nei campi degli agricoltori, nelle visite di monitoraggio. Sì, la califa era
anche questa un po' nuova, un po' emergente, si era cominciata a vedere soprattutto in estate dopo la raccolta di molti frumenti, quando il terreno, appunto dopo la raccolta del frumento, restava un attimo scoperto da vegetazione verde, e in molti terreni era questa l'infestante che sembrava andare per la maggiore. Si sta cominciando a vedere anche all'interno delle colture estive, e l'indicazione anche qui è sempre quella, cercare di migliorare in qualche maniera la struttura del terreno, anche se è un processo che richiede tempo, cercare di non degradarla troppo in fretta, nel senso di non effettuare lavorazioni eccessive, soprattutto cercare di non effettuare delle lavorazioni con terreno non in tempera, come si è sempre insegnato in passato, ma come si sta dimenticando molto alla svelta, perché adesso anche i mezzi meccanici, la potenza meccanica che abbiamo a disposizione ci permette di lavorare quasi in ogni condizione, e quindi a volte le operazioni di lavorazione del terreno, di preparazione del terreno del letto di semina risultano un po' troppo energiche, a volte vengono effettuate, vuoi perché la stagione non è più le stagioni non sono più tanto prevedibili, a volte vengono preparati in terreni in condizioni non proprio ottimali. E in queste condizioni sembra che andiamo a favorire soprattutto le infestanti più che i nostri raccolti. Quindi per la califa, ma anche come per le piante che abbiamo visto prima, il segreto, forse non so se segreto di Pulcinella o cosa, sarebbe quello di cercare veramente di migliorare la fertilità, soprattutto biologica, dei terreni, in maniera tale che non abbiamo bisogno delle infestanti per cercare di migliorare la fertilità dei nostri terreni, ma possiamo farlo fare alle colture che vogliamo noi. E Squartini, il professor Squartini di Padova, in uno degli appuntamenti degli webinar, dei seminari online che sono stati organizzati da IAB, mostrava all'inizio della sua presentazione un terreno, un appezzamento di frumento che sembrava diviso in due molto nettamente da una striscia centrale, sempre di frumento, ma molto più verde rispetto alla coltura che gli stava a destra e a sinistra. E in pratica, dopo un periodo di coltura di frumento in primavera, periodo siccitoso, tutto l'appezzamento era in condizioni di verde pallido, tranne una striscia nel mezzo, molto lunga, che era di un verde brillante. E questo stava a indicare che la fertilità del terreno era buona ed era molto migliore della fertilità del terreno che gli stava ai lati. Come mai? Dopo si è scoperto, ci ha raccontato che lì ci stava una siepe, una recinzione, per meglio dire, una recinzione, e dove vi crescevano per un metro a destra e a sinistra delle piante spontanee. E quindi questo cosa voleva dire, con questo cosa voglio raccontarvi? Che le piante spontanee, quando sono in equilibrio tra di loro e non abbiamo un'esplosione ad esempio di soli amaranti o di solo abutilon, con il tempo, anche se con i decenni, sono in grado di migliorare, ed anzi sono lo strumento ideale per migliorare la fertilità dei terreni. Dobbiamo cercare di operare in maniera tale che non abbiamo bisogno della flora spontanea, mettendo a punto le rotazioni, mettendo a punto le cover crop e mettendo a punto delle lavorazioni che siano in grado di controllare la flora infestante, che siano in grado di preparare il letto di semina, ma che non risultino eccessive per danneggiare la struttura del terreno. Infatti qui abbiamo un terreno lavorato, probabilmente siamo in estate, in cui
estate o comunque in un periodo in cui dobbiamo preparare, o in primavera in cui dobbiamo preparare il letto di semina, ho lavorato per controllare, può essere il caso anche di in cui lavoriamo per controllare delle infestanti presenti, come si diceva prima, ad esempio di sorgo adepense. E le lavorazioni sono un altro tema molto, molto dibattuto, e come associazione in questi ultimi anni si sta cercando anche di mettere a punto un po' delle lavorazioni sempre meno invasive, non vorrei chiamarle ridotte, ma comunque un po' più ragionate, in maniera tale da preservare sia la sostanza organica, sia la struttura del terreno, sia l'attività microbiologica, che risulta fondamentale per la fertilità, come si è visto e come si racconta un po' ormai in tutto il mondo, e come anche hanno ben spiegato gli ultimi due seminari sulla microbiologia del terreno, che potete trovare nel canale YouTube di IAB Friuli. E la diapositiva di prima, Michael, era quella di due soie, una sporca, una... Sì. Ecco, se vuoi tornare su quella, per favore. Sì. Ecco, qui abbiamo due appezzamenti di soia separati da pochi metri, separati da un fosso. La soia pulita è più bella guardando verso nord, l'altra guardando verso sud, e sono separati da pochi metri. Sono entrambe delle soie bio di due aziende diverse, seminate nello stesso periodo tutto quanto, il risultato è molto diverso. Da una parte abbiamo una soia pulita, dall'altra abbiamo una soia che si fa fatica a intravedere tra gli infestanti. Questo per dire che ovviamente lì ci sono magari aziende diverse, una è un proprietario, l'altra i lavori magari verranno eseguiti da terzisti quando si può. Però le possibilità che abbiamo nelle nostre mani per il controllo degli infestanti sono veramente notevoli, quando appunto si riesce a far quadrare il cerchio mettendo insieme molte variabili, quali sono le lavorazioni, le rotazioni e i sovesci. In questo caso le differenze di lavorazioni più evidenti erano che da una parte non sono state fatte le false semine, lascio scegliere o indovinare a voi qual è la parte dove non sono state fatte le false semine, e l'altro fattore che direi come secondo in ordine di importanza, anche se non l'unico, è la tempestività con cui vengono fatte le lavorazioni, nel senso che una cerchiatura fatta quando le infestanti sono a stadio di plantula possono venire controllate, oltre che sull'interfila, anche sulla fila, dando un po' di terra. Quando le infestanti non sono più allo stadio di plantula, bastano a volte pochi giorni di differenza tra una fase e l'altra, non siamo più in grado di controllarle attraverso delle operazioni meccaniche sulla fila, ad esempio. Quindi sono importanti, è importante tutto, per farla breve, è importante la rotazione, è importante la tempestività, è importante il tipo di lavorazioni che vengono fatte. E ad esempio qui vedete uno strigliatore, qui vedete una sarchiatrice in azione. La cosa più importante da fare è osservare e intervenire, osservare per decidere, per intervenire rapidamente, senza esagerare, nel senso che, come si diceva prima, molte volte se le lavorazioni sono esagerate possiamo creare delle condizioni sfavorevoli nel terreno. Infatti il miglior organo lavorante del terreno sono le radici stesse.
ogni intervento meccanico che facciamo è un compromesso, cioè ad esempio vogliamo ripristinare una porosità nel terreno temporanea ma sufficiente alla semina, creare delle condizioni idonee per far germinare i semi della nostra coltura, ma allo stesso tempo creiamo in qualche maniera anche dei danni perché scombiniamo la vita nel terreno e possiamo aumentare la velocità a cui viene consumata la sostanza organica. Quindi anche qua insomma è sempre una questione di compromesso. E per quanto riguarda lo strigliatore, ecco, all'inizio nel caso della soia che si parlava della diapositiva precedente, sicuramente ci sono terreni in cui è adatto lo strigliatore, ad esempio anche nella soia, a partire dalle prime foglie vere fino alle prime trifogliate, altri casi forse in cui è meglio il rompicrosta per controllare le infestanti che stanno nascendo nelle prime fasi di sviluppo della soia. Ad esempio potrebbe essere meglio il rompicrosta quando ci troviamo in un terreno a tessitura fine, soggetto alla formazione di crosta, quindi un terreno con un elevato contenuto in limo, magari dopo una pioggia si è formata una crosta spessa, e in quel caso lì il rompicrosta riesce a ottenere un ottimo controllo, comunque un buon controllo degli infestanti allo stadio di plantula, mentre magari lo strigliatore non riuscirebbe a incidere la crosta e quindi non riuscirebbe ad avere lo stesso controllo, mentre ci sono altri terreni dove risulta migliore lo strigliatore e il rompicrosta non è così efficace come nel caso di un terreno a tessitura limosa. Ecco, io vi ricordo invece, se per le domande, visto che non possiamo scambiarci domande o impressioni a voce, se per cortesia, se ne avete, se le scrivete nella chat di questo incontro online, così che possiamo avere la possibilità di rispondervi. Ecco, non vedo più la presentazione. Michael, era finita? Sì, avevamo finito, Stefano. Ok. Quindi siamo anche arrivati all'ora in cui avevamo programmato la chiusura di questo incontro online, per non sforare troppo, ma volentieri, se ci sono delle domande sia per quanto riguarda le colture che abbiamo visto nella carrellata iniziale, sia per quanto riguarda infestanti, lavorazioni, problematiche fungine che si sono verificate, soprattutto che si sono constatate, soprattutto direi Michael, a livello di terreno con colture che facevano fatica magari a uscire dalle prime fasi di sviluppo, che uscite dalle prime fasi di sviluppo poi collassavano, come era il caso di alcune colture di pisello proteico, sia per forse problematiche fungine, sia come avevi mostrato prima per attacchi di afidi. Niente, siamo numerosissimi, ma nessuno vuole fare una domanda. Non so, ne faccio io una a te, Michael. Allora, ricordavi prima, ogni tanto nella carrellata, le produzioni delle varie colture. Secondo te, o secondo quello che hai potuto vedere quest'anno rispetto all'anno scorso, come è andata, sia a livello di produzioni sia a livello di problematiche? Non so, dicevi sì, quest'anno si è visto particolarmente, ad esempio, a livello di infestanti, la califa, direi il sorgo alle pense, questi ultimi due anni si è particolarmente manifestato. Ecco, se vuoi dire tu due parole a riguardo. Sì, ma allora sulle produzioni io direi che a mio avviso in generale è andata un po' meglio dello scorso anno.
credo comunque che ci abbia assistito un pochettino anche l'andamento climatico, perché come abbiamo un po' accennato prima, a livello dei Vernini non abbiamo avuto grossi problemi sanitari, però abbiamo avuto anche un andamento climatico che ci ha favorito. E credo che lo stesso abbia tutto sommato permesso di salvare un po' anche la produzione, perché quelle 2 settimane di acqua che ci sono state a giugno hanno permesso su una coltura in crisi comunque di gonfiare abbastanza le cariossidi. Infatti abbiamo avuto frumenti tutto sommato che hanno avuto dei pesi specifici elevati. Quindi ad evidenziare che forse su certe colture il clima quest'anno ci ha dato un po' una mano. Per quanto riguarda invece le estive, dopo una prima fase di terreni troppo asciutti, quindi le semine sono in generale andate un pochettino ritardate, abbiamo avuto probabilmente una fase climatica abbastanza favorevole. Perché in generale, nelle diverse località della regione, a livello estivo, durante l'estate non abbiamo avuto temperature troppo elevate e abbiamo avuto anche delle precipitazioni abbastanza ben distribuite, che hanno consentito alle piante di non andare in stress. L'anno scorso, se ricordate, abbiamo avuto un mese di maggio monsonico come precipitazioni e le temperature medie di maggio non erano troppo distanti da quelle della seconda quindicina di marzo. Quindi abbiamo avuto un maggio relativamente freddo per il nostro standard. E se ricordiamo, poi in 3 giorni, dai 15-18 gradi, siamo schizzati a 40 gradi. Giugno è stato un mese rovente. Quindi noi abbiamo avuto delle piante a mollo per un mese e al freddo, con temperature inferiori al loro standard. Penso ad esempio a colture come possono essere il mais, il sorgo, la stessa soia, che sono colture macrotermiche, quindi vogliono temperature elevate per il loro sviluppo. E poi in questa situazione, diciamo, sfavorevole in cui sono state circa un mese, quindi avevamo delle colture rallentate, piccole, di taglia ridotta, ingiallite, c'era un po' di tutto. Siamo passati nel giro di 3 giorni a un forno a 40 gradi. Quindi pensate anche un po' alle piante che devono stare lì e devono riuscire a affrontare queste variazioni repentine del clima, come possono trovarsi. E qui, diciamo, apro un attimo una parentesi che abbiamo già esplorato prima e che anche Stefano ha ribadito. Fondamentale è sempre cercare di gestire al meglio la sostanza organica. La sostanza organica funziona in questo caso un po' da spugna, cioè ci permette di mantenere per quanto possibile un tenore idrico abbastanza costante all'interno del terreno. E comunque, al di là di questo, che era un po' un inciso, direi che questi fattori che ho un pochettino citato in generale hanno favorito delle rese migliori quest'anno rispetto all'anno scorso. Quello che forse mi ha un po' stupito, che non mi aspettavo vedendo la taglia e in tanti casi anche la numerosità di bacelli, è stata la soia, che in certi casi si è dimostrata un po' un flop. Ecco, probabilmente in questo caso l'andamento climatico ha favorito in molti casi degli aborti a livello proprio di formazione del seme. Questo secondo me potrebbe essere un po' l'andamento stagionale. Sulle infestanti, come hai detto tu, forse si è visto un po' il cipero, che vive una fase di espansione, si è vista un po' la califa, ma in generale, cioè, con problematiche gestibili. Il sorgo sì, il sorgo è un problema, è un problema perché quando con coltura in atto, anche con la sarchiatrice, bon, lo stagliatore gli fa un po' il solletico e anche la sarchiatrice, se la sorghetta è da rizoma, fatica a contrastarla, a contenerla. Anche perché noi rompiamo un pochettino porzione epigea, la parte aerea fogliare, e 2 settimane dopo la situazione è la medesima. Quindi, diciamo, sul sorgo forse il consiglio è quello di sospendere un attimo la coltivazione, sacrificare un sovescio e fare un po' di lavorazioni estive in modo da portare in superficie i rizomi, come avevi fatto presente tu. Credo che a livello di infestanti queste siano un po' le infestanti emergenti e quelle che hanno dato un maggior filo da torcere. Secondo me anche si vedeva abbastanza giavone, anche quello forse un pochettino vive una fase di espansione dovuta anche un po' al cambiamento climatico e alle, diciamo, problematiche a livello di suolo che hai fatto presente tu. Io direi questo un pochettino come bilancio, ecco. Ecco, a chiudere anche su questa domanda che mi hai fatto, introdurrei anche quello che sarà l'anno a venire, nel senso le semine dei vernini fatte qui nel 20. Diciamo che dopo un mese di ottobre un po' critico come acqua,
novembre ha cominciato con una marcia diversa e in generale un po' dappertutto si è riusciti a fare delle semine di cereali autunno-vernini, anche se un po' fuori dall'intervallo di semina canonico, comunque abbastanza in tempo, ecco, su terreni che in linea di massima sono anche abbastanza in tempera. Ecco, probabilmente questa settimana, che sembrerebbe ancora l'insegna del bel tempo, dà un po' la chiusura a queste semine dei vernini. Poi pare che il tempo muti, ci avviciniamo a dicembre, forse sì, è il caso, cioè chi l'ha messo e gli altri probabilmente sono un po' troppo in ritardo. Direi così, forse siamo ancora anche in tempo per qualche sovescio con cereali, non andrei con altro. Direi che chiudiamo forse questa settimana un po' la finestra di semina per queste colture qui. Se vuoi aggiungere, Stefano, aggiungi pure. No, direi che sì, direi che va bene così. Mi sembra che hai descritto abbastanza bene l'annata anche dal mio punto di vista. Abbiamo Adriano, tre domande. Allora, una per la canapa e due per il convolvolo lavorazioni. Allora, per quanto riguarda la canapa, le produzioni e quante varietà? Beh, lì la varietà alla fine è stata una sola, c'erano due appezzamenti, uno che è quello che vi è stato mostrato con le diapositive da Michael, dove era venuta molto bene. Suo fratello a poca distanza, a meno di 1 chilometro, era stato sommerso dalle infestanti. E sinceramente, non avendolo visto all'inizio, non saprei dirvi perché, cosa era stato fatto di diverso e quali condizioni si sono verificate in maniera diversa. Per quanto riguarda le produzioni, beh, è un po' difficile da stimare, nel senso che la superficie non era così precisissima, comunque direi attorno ai 10 quintali ettaro di seme raccolto, con un'incidenza del 30% circa di seme vuoto. E la varietà era una sola, la Jubileum, mi sembra fosse in quel caso. Per quanto riguarda invece il controllo del convolvolo, probabilmente la cosa più che funziona meglio, che si è visto in alcuni casi funzionare meglio, non sono tanto le lavorazioni estive dopo la raccolta del cereale, ad esempio autunno-vernino, quanto quello di cercare di creare delle condizioni non tanto favorevoli al convolvolo stesso, che così da osservazioni fatte nel corso degli anni mi sembra siano quelle di un livello di azoto eccessivo in certi periodi dell'anno. Quando dico eccessivo non sto parlando dei, non so, dei convenzionali con 10 quintali di urea nel mais. Molte volte per favorire l'interruzione della dormienza nella flora spontanea bastano degli squilibri, anche squilibri tra virgolette molto, molto piccoli. In certi momenti dell'anno posso trovarmi molto, tra virgolette, azoto in rapporto ad altri nutrienti, e queste sono delle condizioni sufficienti a magari favorire certi tipi di infestanti. Se dopo vengono fatte, o nel corso degli ultimi anni sono state fatte delle liquamazioni, ad esempio, degli apporti importanti di sostanza organica o dell'utilizzo di borlande in quantità importante, ecco, questo potrebbe favorire il convolvolo. Quindi probabilmente da cercare di utilizzare magari nella rotazione, inserire nella rotazione, nell'appezzamento in cui ci possono essere queste problematiche, delle colture che utilizzino questo azoto in eccesso, magari in estate, non so se il sorgo o altre colture di questo tipo, piuttosto che una leguminosa,
o se vengono utilizzati dei sovesci in questi appezzamenti, magari favorire un miscuglio più a base di graminace che non di leguminose. Ecco, questo un po' per quanto riguarda il convolvolo. E sempre come comunicazione di servizio, per l'ottenimento dei crediti a chi fosse interessato all'ottenimento dei crediti, prego di segnalarsi nella chat con nome e cognome e i crediti a cui fossero interessati, ad esempio per i periti agrari o per l'ordine degli agronomi. Perché non basta la sola iscrizione all'incontro tecnico, ci chiedono anche che venga dimostrata la partecipazione. Questa è l'unica maniera che abbiamo per dire c'era effettivamente. Se ci sono altre domande, se no diamo ancora un paio di minuti a chi fosse interessato a questi crediti formativi per segnalare la propria presenza in chat, se no direi che Michael possiamo concludere questa serata di questo incontro tecnico. E dopo altre cose, stavo ripensando alla carrellata che abbiamo fatto, visto, e sì, come suggerimento è cercare, anche se è difficile, perché con i seminativi, anche se biologici, insomma, il far quadrare il bilancio non è sempre semplice. Ad esempio abbiamo il frumento che alcuni anni fa aveva prezzi decisamente più interessanti, che adesso sta continuamente scendendo, quindi è anche difficile cercare di ipotizzare delle rotazioni con certe colture con i prezzi che si stanno registrando in questi ultimi anni. Ma comunque, dicevo, date un'occhiata, oltre che ai prezzi, anche alle caratteristiche dei terreni e a un obiettivo di migliorare la fertilità biologica dei terreni stessi, scegliendo delle rotazioni oculate, sia in base ad esempio al contenuto di elementi nutritivi che avete e in base anche, come abbiamo visto, alle infestanti che si manifestano. Insomma, io e Michael siamo a disposizione eventualmente per parlare in maniera un po' più mirata di casi particolari che si possono verificare. Bene. C'è Flavia che chiede: nel webinar di lunedì scorso non era richiesta la segnalazione in chat, come possiamo fare? Non lo so, nel senso proverò a chiedere o faremo Michael un breve giro di domande per vedere se effettivamente chi è interessato ai crediti formativi era presente o meno. Insomma, quindi chiederemo come era pettinato Michael lunedì scorso, che cravatta aveva, e vediamo di risolvere la questione anche per lunedì scorso. E, bene. Visto che non ci sono altre domande, per non sforare troppo con i tempi, ringrazio i coraggiosi che ci hanno seguito fino adesso. E chiuderei qui
l'incontro tecnico di questa sera, ringrazio ancora chi ha partecipato e vi ricordo che comunque come sì, siamo sempre disponibili per quanto riguarda i seminativi, ma non solo, lunedì scorso c'era l'incontro tecnico articolo, siamo sempre disponibili per rispondere alle domande, quindi potete o chiamarci o mandarcele ad esempio via mail all'indirizzo tecnici@iab.fvg.it. Grazie ancora a tutti quanti e buonasera. Grazie. Ciao a tutti. Ciao.